Amici del Giornale Armonia, oggi siamo alla Fiera del Levante di Bari e con questo splendido sole andiamo a scoprire i nostri amici animali. Pet Expo and Show. Ciao, sono in compagnia adesso di Alice Bettiolo, responsabile della segreteria organizzativa. Benissimo, Alice, senti, è la prima volta che avete organizzato questa mostra Pet Expo a Bari. Bene, perché scegliere Bari come centro per la vostra manifestazione? E abbiamo scelto Bari perché la Fiera del Levante è una fiera che ha una storicità unica, è una piazza molto importante e soprattutto perché in questo territorio mancava un salone come il nostro. Ecco, e quali sono state le difficoltà principali nell'organizzare una mostra così importante, così grande, anche perché abbiamo visto esposizione di cani, gatti, uccelli, rettili, quindi sicuramente ci sono delle difficoltà a livello organizzativo, ASL, permessi. Sì, devo dire che una manifestazione come la nostra è particolarmente complessa, proprio per il fatto che la presenza degli animali prevede tutta una serie di pratiche che insomma si accumulano quelle che già normalmente per una fiera di altri settori si devono fare. Però devo dire che qui a Bari abbiamo avuto la fortuna di trovare un ASL veramente competente che ci ha appoggiato e supportato in tutto e per tutto. E quindi devo dire che è stato tutto molto più semplice grazie soprattutto alle persone che abbiamo avuto modo e piacere di conoscere e di collaborare. Lo sponsor della nostra manifestazione è Monge, la casa italiana del pet food, e loro diciamo che abbracciano tutto il nostro percorso, perché il nostro salone Pet Expo noi lo portiamo in diverse città d'Italia, è un po' un salone itinerante, a me piace definirlo così. Sì. E Monge è il nostro grande sponsor, però devo dire che la grande parte di questa manifestazione la fanno le realtà locali, quindi le aziende locali che vendono prodotti e servizi per gli animali, e anche le associazioni, i gruppi cinofili locali con i quali noi amiamo collaborare. In particolar modo qui a Bari sono stati tutti davvero, davvero speciali, c'è una gran voglia di fare, di far bene e soprattutto di far conoscere il rispetto per gli animali, che è alla base del nostro lavoro. Ecco, e la prossima data? La prossima data è a Bologna, il 16 e 17 novembre, è la seconda edizione del Pet Expo. Abbiamo grandi aspettative perché insomma ci teniamo particolarmente a far bene, e abbiamo tanti saloni, tante novità rispetto all'anno scorso. Grazie Alice. Grazie a voi. E siamo qui con Marco Paciotti dell'Associazione Nazionale Italiana Cani da Salvataggio. Benissimo Marco, allora ci spieghi un attimino qual è il compito dell'associazione, anzi il vostro principale nell'educare i cani? Allora, noi ci permettiamo di dire che educhiamo i cani e addestriamo i loro conduttori. Lo scopo principale è far scoprire alle persone che hanno un portatore sano di pelo nella loro abitazione il mondo dell'educazione, di quello dove possono arrivare con il loro cane. Abbiamo iniziato un percorso qui a Bari verso Bidritto, tantissima gente è venuta e per scoprire questo mondo basato sul gioco, tramite un percorso di circa un anno le persone riescono a creare un ottimo feeling, un ottimo rapporto con il proprio cane.
Ecco, voi tra un po' preparate i vostri cani per uno spettacolo particolare che terrete nell'acqua. Ci spieghi un attimino di che si tratta? Sì, noi più che uno spettacolo facciamo una piccola dimostrazione di quelle che sono le varie tecniche di recupero e di salvataggio quando c'è una persona in difficoltà. Quindi simuliamo delle persone in difficoltà in acqua e spieghiamo che cosa facciamo con il nostro cane, quindi gli facciamo capire che il cane ha un'utilità come tutti quanti i cani, essendo un labrador, quindi un cane da lavoro, sfruttiamo la loro indole di acquaticità e di legame con il nostro, con il suo partner, e li utilizziamo per riportare a riva le persone. Consideri che ogni cane che fa parte della scuola italiana cani salvataggio è un cane che ogni anno rinnova il suo brevetto, quindi noi ogni anno rinnoviamo il brevetto e ogni cane con tranquillità riporta a riva fino a 3 persone, quindi è questo la nostra utilità. Quindi possiamo mettere velocemente la persona in sicurezza perché sappiamo che allungare un braccio abbiamo il nostro cane che ci aiuta a tornare a riva. Ma ci sono degli esercizi in particolare che fate fare? Sì, noi gli esercizi particolari sono semplicissimi, l'educazione parte a terra, quindi abbiamo una condotta fianco a fianco, uno sguardo negli occhi del cane, un piacere di interagire col cane, e tutto questo è basato esclusivamente sul gioco e sul premio. Il gioco è la base della nostra tipologia di educazione, anche perché con il gioco riusciamo a far sciogliere il conduttore e a capire che non c'è solo il no, ma c'è anche il piacere e il divertimento. Ovviamente abbiamo dei labrador, quindi torniamo tutti quanti a casa sporchi, ma col sorriso. Benissimo, ringraziamo Marco e continuiamo con il nostro giro. Ora sono in compagnia di Teresa, responsabile dell'associazione Main Trailing, che ci spiegherà di che cosa si occupa. Certo, buonasera a tutti. Allora, cos'è il Main Trailing? È una disciplina sportiva che utilizza l'olfatto dei cani. Il cane comincia a cercare una persona scomparsa, tra virgolette, che in realtà poi nel nostro ambito è un figurante, partendo da un input di odore, che potrebbe essere una maglietta, una sciarpa, qualcosa del genere, e si spiega al cane a cercare proprio la traccia, i passi proprio che la persona scomparsa o il figurante ha fatto fino poi a trovarla. Ecco, la vostra sede dov'è? Allora, la sede a San Nicandro, in realtà poi la disciplina sportiva viene fatta in tutti gli spazi tipo campagne piuttosto che città, perché la persona può scomparire, può perdersi in realtà da qualunque punto, che può essere una campagna piuttosto che un centro abitato. Ecco, per educare un cane a fare questo aiuto in un certo senso, da cosa partite? Cioè, qual è proprio la prima mossa che si fa con un cane per iniziare questo percorso di educazione? Allora, la parte principale per questa disciplina, così come poi in realtà per tutte le discipline cinofile, è creare una relazione col proprio cane. Il cane si deve fidare di noi che siamo dall'altro lato del guinzaglio, quindi la base è la fiducia che il cane deve riporre e noi. Dopodiché utilizziamo tutto quello che è il concetto di rinforzo positivo, cioè va ricordato sempre che in questa disciplina, ripeto, così come tutte le altre, il cane sta giocando. Giocare vuol dire divertirsi, quindi il nostro obiettivo è far divertire il nostro cane, quindi ci serve relazione, rinforzo, giochi, premio, perché il cane deve divertire, essere felice e avere voglia di fare questa cosa con noi. Senti, ma c'è un cane in particolar modo che si presta? Sì. Sicuramente ci sono, è Bloodhound, che è un cane da caccia, sono quei cani, in generale tutti i cani con la canna lunga, che quindi hanno il muso lungo, sono cani che sono più predisposti rispetto ad altri per questo tipo di disciplina. Poi detto questo, tutti i cani possono fare questo tipo di disciplina, sia in termini di razza, di età, di taglia e quant'altro. Noi abbiamo una classe veterani dove ci sono cani di 9, 10, 11 anni che fanno questa disciplina sportiva divertendosi e felicemente contenti di farla. Grazie. Grazie a voi.